Salve, oggi parleremo della commedia all'italiana. Perché nella chat Telegram La nuova commedia all'italiana, i marziani, mi hanno suggerito di vedere un film che si chiama Amici miei, no? E ho invece chiamato questo video Nemici miei, proprio perché dopo aver visto questo film. Sicuramente i marziani vorranno sapere che ne penso di questo film. Ecco, questo è quello che penso di questo film. Perché i marziani sono innamorati a tal punto di queste commedie all'italiana che si sono chiamati la loro chat la nuova commedia all'italiana. E adesso, prima di fare questa recensione del film, volevo rispondere a una certa Maria Anna di Benedetto che dice: tu non credi agli alieni, ma credi a Gesù. Su quali presupposti? Dai, cancella anche questo, perché lei si pensava che io gli cancellavo i commenti. Il problema è che YouTube è noto per funzionare veramente malissimo con i commenti. Io effettivamente adesso ci sono dei problemi tecnici, vedo. Con il video non sappiamo se stiamo registrando o altro. Mettiamo in pausa, può darsi che bah, riprendiamo, pare che ci siamo di nuovo. Quindi stavamo dicendo che niente, ho risposto un po' male a questa persona che mi ha detto: ma tu credi agli alieni? Non credi agli alieni, ma credi a Gesù. Ma è semplice il mondo, ragazzi. Se voi vedete quello che la massa pensa, voi dovete fare l'opposto. Cioè, è semplice. Se la massa vede Gesù, come vedremo adesso tutta questa presentazione, diciamo, credere in Dio come una cosa stupida, antiquata, eccetera, tu devi fare quello, devi fare. Quindi adesso debunchiamo, quindi, Amici miei, il film del 75. Poi lei mi ha risposto: sei esattamente come tutti gli youtuber che hai debunkato, credi a quello che ti piace. Ok, allora andiamo avanti col film piuttosto. Beh, fra gli attori c'è un Ugo Tognazzi, ho visto, ho detto famman, ma prima di ho detto famman a vedere Ugo Tognazzi, no? Ma prima di fare ciò vi volevo far notare che il mio canale YouTube è stato appena riaperto. E molto probabilmente verrà chiuso definitivamente perché gli manca un solo strike. Io qualsiasi cosa dico su YouTube ovviamente viene vista male da YouTube. E niente, quindi vi consiglio di vedere velocemente i miei video perché saranno spariti. Io con quello che ho potuto sono riuscito a caricarne alcuni sul mio BitChute, li trovate lì anche. E infatti su BitChute, in questi giorni che non avete visto niente su questo canale, ho caricato molto su BitChute, ma soprattutto anche su Marcel Minga 3, che è un canale qui su YouTube. Quindi vedrete che in questo periodo, 2 settimane di chiusura del canale, avete un sacco di materiale da vedere su Marcel Minga 3, qui su YouTube. E poi ci sono video che non sono nemmeno lì perché YouTube non li vuole, e quindi stanno su BitChute. Come si fa a trovare il mio BitChute? Scrivi il mio nome su BitChute. Ora, parlando dei film in generale, io sono molto fiero di aver fatto questa intervista a questo studioso americano nel 2018. E credo che non sia tradotto in italiano, però con un po' di sforzo YouTube traduce, quindi potete capire. Però se c'è addirittura tantissima richiesta, io potrei tradurre questo video in italiano. Dove ci sono io con questo tizio qua, E. Michael Jones, che è stato molto gentile ad accettare la mia richiesta di fare questa intervista così a distanza. E la cosa, perché ne sto parlando? Perché in questo video lui ti fa capire come i film in Italia, già dagli anni 50 in poi, sono stati presi in mano, diciamo, e usati come dovevano, cioè per dividere
e distruggere la società, no? Perché in questo modo era più funzionale per quelli che... Perché un popolo unito e sano di principi, eccetera, eccetera, è difficilmente lo puoi controllare, no? Perché ci sono delle regole, no? Se uno crede, no? Ecco, questo bigotto stupido che crede, ci sono delle regole, per questo dovreste credere, anche se non ci credete che Gesù sia esistito o meno, voi dovete crederci, vi conviene. Però questo ne abbiamo già parlato altre volte. Beh, no, che voglio dire, trovatemi una filosofia di vita che parli un po' di morale in modo opposto a quello che offre il sistema, no? Non mi dite che la roba orientale, perché voi al massimo ci avete il karma. E intanto potete stare separati senza fare figli, perché l'avete detto voi stessi, l'ho sentito con queste orecchie, a uno di voi che dice: ma avere figli è un impedimento alla crescita spirituale, personale, all'evoluzione, eccetera, eccetera. Quindi questo è i fatti parlano a livello di morale, e secondo me questa è una guerra morale, perché se c'è la parte morale che ci manca ormai, come vedremo in questo video, loro non ci possono fare un cazzo. Per questo studioso qua che ho intervistato dice che loro hanno dovuto inondare con zozzerie, con film, la donna, la separazione, cioè tutti questi concetti che per voi ormai italiani è normalissimo vivere così. Vi sta parlando uno che non è un santo, però per dire, perché anch'io faccio parte di questa epoca ormai. Però volevo farvi notare che voi dovreste odiare questi mostri qua e non vederli come: ah, che grandi, non c'è un cazzo da ridere qua, ragazzi, questa è una guerra, ok? E voi marziani che dite che questa è una guerra e dovreste essere furbi, eccetera, no, forse vi è sfuggito che questa è una guerra. I film della commedia all'italiana qua erano guerre. Allora, andiamo su Ugo Tognazzi qua. Dice: è considerato uno dei volti più importanti della commedia all'italiana. Qui vediamo Ugo Tognazzi in Magnifico Cornuto. Questo è il tema, ragazzi. Con i film loro dovevano distruggere la società, separarci, farci odiare l'uomo e la donna. Una volta che la famiglia è totalmente... Voi lo sapete, perché molti di voi hanno vissuto in famiglie di separati. In Albania, per quanto è stato brutto il comunismo, eccetera, eccetera, almeno la parte morale non è stata toccata molto, no? E quindi molti albanesi, per dire, hanno vissuto, e ancora in Albania oggi viene visto come una cosa da mignotta proprio, lasciare il proprio marito. Ma siamo bigotti, eccetera, eccetera. Ma anche l'Albania ovviamente è cambiata adesso. Quindi, commedia all'italiana. Quindi qual era lo scopo della commedia all'italiana, no? Attenzione. Ecco, commedia all'italiana. E c'è un'immagine di uno con una donna così, tutta così. Non lo so, ma se voi siete cristiani, un cristiano non dovrebbe mai, cioè la donna non dovrebbe mai essere svestita così. Ovvio, sì, posso sembrare un bigotto, eccetera, eccetera, ma stiamo parlando ormai i morti. Allora, l'espressione fu coniata parafrasando il titolo di uno dei più grandi successi dei primi anni di questo genere cinematografico, il film Divorzio all'italiana. Ok, questo screen qua, questa schermata qua, fa parte di un film che si chiama Divorzio all'italiana. Ok? Prima abbiamo visto Cornuto, il Magnifico Cornuto, poi, e loro fanno film di questo genere, cioè come separarci, no? Divorzio all'italiana. Ok? Vediamo adesso cos'è questo genere, commedia all'italiana, in cosa consisteva. Allora, affianca sempre con ironia una pungente e talvolta amara satira di costume che riflette l'evoluzione della società italiana in quegli anni. Riflette, forse influenza la società in quegli anni. Cioè, non è che loro, cioè i film, rispecchiavano quello che c'era nella società. No, loro influenzavano la società. Capito? Sono per l'Italia gli anni del boom economico, cui faranno seguito quelli delle conquiste sociali. Conquiste sono la distruzione sociale, ovviamente, tutto aborto e separazioni.
fai quello che cazzo, i diritti delle donne, perché poi le poverine super soppresse, eccetera, oppresse, non soppresse, e conquiste sociali, in cui ebbe luogo un mutamento radicale della mentalità, che okay? Mutamento, dovevano totalmente cambiare la mentalità delle pecore, perché poi le puoi controllare facilmente. Ragazzi, un altro upgrade di come deve pensare la pecora è stato il 2020, ragazzi. Lì c'è stato un mega upgrade su come dobbiamo pensare la salute. Ok? Lì per giorni e giorni i media stavano installando un nuovo programma nella testa della pecora. E questo hanno fatto anche i film. Mutamento radicale di mentalità. E anche del costume sessuale. Ah, non facciamo i bigotti. Dobbiamo spogliare la donna, dobbiamo divertirci, andiamo a mignotte, andiamo da qua, separarci, abbiamo tanti partner. Questo dipingevano, rappresentavano questi film, facevano vedere questi film. Non mi viene la parola. Poi degli italiani, la nascita di un nuovo rapporto con il potere e con la religione. Ok? Ovviamente dovevano far vedere tutta questa religione che un minimo teneva un po' di regole, eccetera, con un qualcosa di noioso, stupido, no? La ricerca di nuove forme di emancipazione. Emancipazione? Emancipazione questa? Guarda come siamo emancipati adesso. Economica e sociale. Nel mondo del lavoro, della famiglia e del matrimonio. E nel matrimonio, ok? Poi, sempre a fianco a questa commedia all'italiana, c'è stata la commedia sexy, sempre in quegli anni, eccetera. Parallelamente, nel corso degli anni 70, si andò a sviluppare, nell'ambito della commedia all'italiana, un sottogenere più disimpegnato, di pura farsa, la cosiddetta commedia sexy. Che uno dice, ah, vabbè, ma che cazzo c'è, così per divertirci un po', mettevano queste donne nude così. Ma forse non capite, ragazzi, che questo tizio che ho intervistato, no, nel 2018, questo studioso, mi diceva che loro per Israele mandava in onda la notte tardi film porno così i palestinesi guardavano questi generi di film, piano piano li poteva. È come una guerra quella, una guerra psicologica però, che non fai con le armi, una volta che tu puoi distruggere la società anche con questa roba qua, mandando film di un certo tipo, così, no? Perché la società poi ha più vizi e ha più catena a quel punto, quando ogni vizio che hai è una catena in più che hai. Ok? E il sistema deve creare per forza tanti vizi, così ci sono tante catene che loro possono gestirti, no? Invece una persona che è dura, ha dei valori, per dire, non la puoi controllare facilmente, è più libera, non ha queste catene che ha la maggior parte della gente, no? Commedia sexy all'italiana, di facile presa sul pubblico, sulle pecore, grazie anche alle frequenti scene scollacciate, ma quasi sempre considerata di un livello estetico e contenutistico insoddisfacente, dove la critica alla società del tempo è molto più sfumata, talvolta assente. Certo, non c'era il contenuto là, c'era solo far vedere queste tette, la gente che ci uno che ci prova con una con l'altra, questo distruggervi piano piano, no? Torniamo ad Amici miei, quindi. Questa è la scena iniziale. Lui entra in un bar, tutti che bevono e fumano, eccetera, e ci sono donne prostitute, ok? E lui fa battute, c'erano queste prostitute. Perché devono far vedere questa roba? La TV ha potenzialmente un potere. Ah, ecco, ho fatto il simbolo. Niente, sono uno di loro, ragazzi. Mi è sfuggito, purtroppo. Sono fregato. Niente, spegnete il video, ragazzi. Andiamo a casa tutti quanti. E quindi. Voglio dire, se la TV ha le pecore sono così influenzabili dalla TV, no? Potenzialmente la TV potrebbe costruire la società come la vuole, anche perfetta, no? Con le regole morali, eccetera, eccetera. Perché invece fanno vedere questa distruzione qua? C'è una persona che si prostituisce, è proprio l'emblema di uno schiavo, proprio, dello schifo più totale, no? Ripeto, non vi sta parlando un angelo, eh?
però sto analizzando la società e magari cercare di capire dove è il problema, ok? Quindi perché devi far vedere questo tipo di donna in TV, no? Perché non ne fai una pia, no? Buona, tranquilla, che ha un buon rapporto con il proprio marito. Perché mi devi far vedere questa distruzione qua? Misteri. Perché loro dicono, ma noi stiamo rispecchiando la società. Non lo stiamo influenzando. No, assolutamente. Ecco, questo tipo di donna qua, queste sono le mignotte là che fumavano, tutte truccate pesantemente, eccetera, e andavano a battere. E questi qua, questi mongoloidi qua che rappresentavano questi film, erano dei maschi, tutti che si divertivano, sesso di qua, sesso di là, amanti, separati, eccetera, eccetera, e andavano con la macchina a fare baldoria, tipo. Cioè, questo era il maschio che loro... Infatti, perché c'è Homer Simpson? Perché questa è l'immagine che loro vogliono dare alla donna dell'uomo. L'uomo è un deficiente, pensa solo a divertirsi come questi qua, vanno in giro così a fare le loro zingarate, le loro così prendono in giro la gente. Ma adesso vediamo, ecco, questi non sanno che fa, prendono e se ne vanno senza meta, così, senza uno scopo. Ah, e dove capita qualcosa prendono in giro, si fermano, tipo c'era uno di loro specialmente che era bravo tipo a dire il niente, però parlando così, e quell'altro magari non capiva, e loro, e la gente si diverte con questi inganni, con questa roba. Cioè, una persona che ti sta fregando, no? Cioè, è da prendere a pizza, porca troia, no? Invece no, a loro piace. C'è gente che vede questo film, c'è una persona che sta prendendo in giro un'altra persona e la trovano, sta fregando in qualche modo l'altra persona, e la trovano divertente. Questa è la morta ormai abbiamo raggiunto, no? Ecco, uno di loro addirittura, quando erano in questo ospedale qua, voleva farsi una donna che era sposata, e questi qua gli davano una mano, telefonavano e parlavano con questa donna e cercavano di fare come se fosse lui, perché lui era un po' timido, no? Tutte queste minchiate così. Ok, poi lui alla fine trova il coraggio, va a vedere questa donna che è sposata, ricordiamo, e noi bigotti vediamo queste cose come una cosa che non si fa, perché una donna che si separa dal marito, se ne va con un'altra, eccetera, 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 se fa un po' come cazzo di pare, i figli in che cazzo di ambiente crescono? Ambiente di merda, e poi escono fuori così. No, nel mio caso i miei non sono separati, però per dire, insomma, voi italiani state messi un po' maluccio, diciamo. Ecco, potete, come Carla. Ah, Carla è una donna coi coglioni, eh? Lo potete trovare, Carla, sito K però, Carla, sul mio BitChute. Vedete che donna di valore, cioè bellissima. E questo è perché vi hanno distrutto ormai, questo siete ormai. Siete anche le persone più anziane, diciamo, di 60 anni per dire, sono dei... da mettersi le mani nei capelli proprio. Non avete proprio... siete morti, moralmente parlando proprio, no? E questi sono i film che a voi piacciono così tanto. Ecco, la solita donna super struccata, donna, poi non sappiamo nemmeno che cazzo, cioè, perché loro dovevano anche programmarci ad amare il sesso, la persona che non può riprodurre, ok? Questo magari è un tema che ancora molti di voi non capiscono. In TV non ci sono più donne, non ci sono mai state donne. Ma vabbè, questo è un altro tema che forse affronteremo. Ecco, lui, questo è un altro che ci prova con la collega, eccetera, eccetera, lascia la moglie, eccetera. Questa è la cosa sempre, ecco. Nel 75, 5 inseparabili amici fiorentini sulla cinquantina affrontano i loro disagi sfogandosi con scherzi a danno di malcapitati. Ecco, questo. Perché devono far vedere una roba del genere? Di questa immaturità proprio. Cioè, queste sono cose dei bambini fanno, non degli adulti. Sarò bigotto come sempre io. Giorgio Perozzi è un giornalista, redattore, a capo della Grande, che cerca di sfuggire la disapprovazione per la sua poca serietà e per le sue avventure extraconiugali da parte dei familiari, ok? Questa è la merda che voi vedete. Il Perozzi stesso racconta qualcosa di sé, è separato, questo è un altro, e il figlio lo prende in giro perché è poco maturo. Questo dovevano programmarvi, a far vedere questa immagine dell'uomo che è deficiente, che è immaturo,
che va con altre donne, questo. E la donna non si deve fidare, lo devi lasciare subito. E anche la donna poi adesso vediamo. Poi un altro di questo gruppo di amici gli cede la moglie a un altro, a un amico. Quindi si tratta di Donatella, di questa donna che piaceva a sto tizio, la moglie del Sassaroli, il quale, dopo che l'architetto gli ha detto in tutta sincerità di esserne innamorato, non esita a concedergliela, obbligandolo però a prendere con sé anche le due figlie, l'enorme ed esigente cane Birillo e la severa governante. Quindi qui abbiamo, a parte iniziale, lui la dà come se niente fosse all'amico, la moglie, ok? Poi gli dice, poi c'è un'altra mazzata, un'altra pugnalata qua, perché gli dice: guarda cosa comporta essere sposati, devi badare ai figli, devi badare ai cani e tutte queste altre esigenze qua che sono molto pallose, ok? Questa volevano programmarvi voi, cioè fare famiglia è un qualcosa di noioso, di stupido. Ma chi cazzo t'ha fatto a te? Uno t'ha fatto a te, non è una famiglia, e tu sei quello che sei adesso perché qualcuno si è sacrificato un po' per te, no? Ma se invece le famiglie sono tutte separate, eccetera, il figlio come cazzo esce fuori? Esce uno zombie, ok? E infatti il sistema promuove la distruzione della famiglia, perché poi quel figlio sarà in mano al sistema, perché non ha più, non sa più che si butta sul, diciamo, su quello che va, diciamo, no? Quello che va lo decide quelli dall'alto. Ed è là che ti ha plasmato come ha voluto lui, no? Ha plasmato il prossimo schiavo della prossima generazione. Ecco, questi qua invitati tutti perché lui gli ha ceduto la moglie all'amico suo, come se niente fosse. Questo è l'orrore che vedevate voi nei film e ridevate come dei coglioni. Poi ci sta la famosissima scena di questi deficienti, come se fossero dei quindicenni, vanno alla stazione perché prendono per pizze quando parte il treno la gente, così. Cioè, siamo a livelli veramente demenziali proprio. E c'è gente che ride di questa scena così iconica, bellissima. Poi vanno in questo paesino così e prendono in giro di quelli del paese, no? Perché ovviamente quello di città è più intelligente di quello che sta al paese, no? E questa è l'immagine che... Perché c'è stata completamente una migrazione in Italia interna, che nessuno parla. Cioè la gente dalle proprie terre se n'è andata in città. E questo... Loro vengono qua, fanno finta di essere dei geologi, dei geometri, no? E dicono: ah, questo tutto il paese qua verrà raso al suolo perché decide di passare un'autostrada qua. E sti cazzo di contadini erano rappresentati come dei bigotti, come dei stupidi, con la cosa coperta la testa, no? Come se fossero in... Questo, no? Questo è lo scopo, distruggere, no? Ecco, qui si sono messi tutti a guardare delle donne che stavano lavorando sotto e dicevano: ah, ma non vedi quella, quanto è buona, ah, io mi farei quella là. Questo, dei bambini, dei liceali, proprio di scuole medie si facevano queste cose. E questi invece hanno 50 anni. E c'è gente che ha più di 50 anni, magari, e gli piace questa roba. Perché sono bambini dentro! Però ti criticano e ti dicono che ma tu non capisci niente. Sono stato così. Non capisco di strategia. Tu quando vedi una scacchiera ti annoi, mi hanno detto gli marziani a me. Ma scusa, ma marziani, forse vi è sfuggito questa cosa che vi sto dicendo adesso? A voi vi è piaciuto questa merda che vi hanno programmato dall'alto con questa merda? Ok? Sarò io che non capisco di strategie, di queste cose qua. Ma comunque. Ecco, a voi invece piace questa roba qua. Ecco, questo qua è stato con una mignotta e la moglie invece la rappresentano come una bigotta, gli mettono la cosa in testa come se fosse una bigotta di vecchio stile, no? Guarda la bambina dietro come deficiente sembra, tutta cicciottella. Devono dare l'idea della famiglia stupida, noiosa e una cosa da non fare, perché devono anche abbassare la popolazione, se è per quello, ma soprattutto una società dove la famiglia, il nucleo familiare è unito, è forte, eccetera, e difficilmente
controllabile, capito? Stesso lui, qui sta con la mignotta, guarda che bella, guarda Egitto là dietro, ragazzi. Egitto è molto, lasciamo perdere, no? E guarda che bella la scena qua, il culetto, guarda che bella. Ma perché non scegli questo, no? Ti stanno dicendo, piuttosto che questa noia qua. E infatti questa qua era talmente brava a fare la donna di la donna sposata, che l'hanno messa anche in tutti i fantozzi, perché era veramente brava a far fare la moglie come una qualcosa di stupida, di noiosa, di rompipalle. Questo. Poi lui torna, perché questa qua, attenzione, forse non capite, questo qua, sto Mascetti, che l'avete visto che stava con quella ragazzina là a letto, che si vede al culetto, ha da alcuni mesi una relazione extraconiugale con la Titti, studentessa adolescente. Ragazzi, voi ridevate di questo orrore, studentessa adolescente, forse neanche maggiorenne, chi lo sa, figlia di un colonnello. E, insomma, lui è molto geloso di questa, che lei è, e la pedina, e alla fine la scopre in un albergo a letto con un'altra ragazza. Hanno detto, ma perché l'abbiamo mentre scrivevano, facciamo che lui va con una da un adolescente. Beh, quell'altro ha detto, stiamo un po' esagerando, sono gli anni 70, cioè, ma anni 70 già. Poi un altro rettile lì, rettile, ragazzi, quando dico rettile non dico rettiliani, rettile per prendere in giro questi mostri, no? Il serpente è un rettile, no? Questi serpenti, no? Un altro si è alzato e ha detto, solo così che va con una minorenne? Ma no, ma scusa, possiamo fare anche che questa minorenne poi va, c'è un rapporto con un'altra donna? E infatti l'hanno messo, perché questi sono il loro scopo, ragazzi, distruggervi moralmente, così siete più deboli. Come ho detto, andate a vedere l'intervista che ho fatto con questo tizio qua, E. Michael Jones, e sentite che questa roba qua è guerra. Però i marziani dicono che io non capisco niente di strategia. Comunque sì. E quindi qui addirittura uno di loro gli dice, perché lui torna tutto sconvolto, sconvolto, era dubbioso perché voleva farsele tutte e due, cioè questa bambina adolescente con la sua amica, ok? E stanno discutendo adesso, ma secondo voi dovevo farmele o non dovevo farmele? E questo gli dice, ma certo, se fossi stato io me le sarei fatte tutte e due. Questo dice questo film, ok? Uno sposato di 50 anni, dannassa fa due minorenni. Questo è l'orrore che vi hanno programmato, e voi li vedete questi mostri come degli proprio mostri sacri. Quindi poi durante il film un altro di loro defeca nel vasino del bambino in una festa che si sono auto invitati, no? Così per scherzo, cagano, cioè con roba veramente, siamo al limite del, questo è insomma il film, ragazzi, alla prossima, ciao, il bigotto vi saluta.